Alléluia. Amen. Nous partirons d'ici guéris dans notre intérieur. E questa mattina partiremo da qui guarito dal nostro interno. L'âme de l'homme souffre aujourd'hui. L'anima dell'uomo soffre oggi. C'est pour ça que venu à Christ. È per questo che venire in Cristo. Tu as besoin que ton âme soit guérie. Hai bisogno che la tua anima sia guarita. Il y a une puissance dans ce que les hommes écoutent. C'è una potenza in quello che le persone ascoltano. Et Satan, le diable le sait. E il Satana, il diavolo lo sa. C'est pour ça qu'il fait tout. D'écouter la parola di Dio. È per questo che fa tutto per allontanarti e da ascoltare la parola di Dio. Il veut que tu n'écoutes que lui. Vuole che tu ascolti soltanto lui. E quello che è terribile in quello che Satana, il diavolo, dice agli uomini è che dice soltanto il menzogno. Siamo attenti a quello che Satana ci dice ogni giorno. La Bibbia dice: le diable a réussi à injecter dans ton âme tout ce qui est négatif. Quando il diavolo è riuscito a mettere nella tua anima quello che è negativo, quello cambierà le tue abitudini, quello cambierà il tuo modo di fare, quello cambierà il tuo modo di pensare, quello cambierà anche il tuo modo di relazionare con le persone per quello che hai sentito. Perciò le persone sono in chiesa, non credono veramente che Dio è capace di fare cose, perché il diavolo ha detto tante cose. Il diavolo gli ha detto: tu non sei buono a niente, tu non arriverai a niente, in nessuna parte, la tua vita non andrà bene, la tua famiglia è sempre così, tu non pensare che qualcosa di buono uscirà di te, tu sei un idiota. Il diavolo ha detto tutte queste cose, loro hanno iniziato a credere in queste cose e li ha cambiati, li ha rendati bizzarri. Allora la Bibbia dice il contrario. E sono venuto per dire a un fratello, a una sorella: noi dobbiamo cambiare tutte le bugie del demonio con la verità, la parola di Dio. Cosa Dio dice, quello è importante. Cosa dice Dio? Alleluia. Hanno detto che sono così, però cosa dice la Bibbia su di me? Mi hanno annunciato che io sarò così, colà, così, però cosa dice la Bibbia? Perché però questa Bibbia, ce n'est pas pour les autres, non è per gli altri, c'est pour nous, è per noi. Et ce qui est écrit dedans, e quello che è scritto dentro, c'est ton héritage, è il tuo eritaggio. C'est ton héritage, è il tuo eritaggio. C'est ton bien, è il tuo bene. Ce qui est écrit dedans, quello che è scritto dentro, c'est ta portion, è la tua porzione. Ce qui veut dire que quello che vuole dire, chaque fois, ogni volta que Satan vient souffler mensonge dans ton oreille, che Satana dice le bugie nel tuo orecchio, réplique et dit, il est écrit. Replica e dice: è scritto, è scritto, e quello annulleranno tutte le bugie del demonio. Se no, questa menzogna distruggerà il tuo interno. Ci sono cose che hai sentito, ma c'è un'altra cosa che devi sentire. Questa cosa è la parola di Dio, è quella che guarisce l'animo, è quella che restaura l'anima dell'uomo. Impariamo a credere a quello che dice la Bibbia invece di quello che dice il mondo. Crediamo in quello che dice il Signore al contrario di quello che dice il mondo. Impariamo a dire a Satana: sei un bugiardo. N'est-ce pas, ramenons la vérité de la parole. Facciamo tornare la verità con la parola. Pour que notre homme intérieur soit guéri. Così il nostro uomo interiore sia guarito. Pour que notre homme intérieur soit délivré. Perché la nostra anima sia liberata. Et vous savez, lorsque tu as tellement écouté des négativités, des méchancetés, des choses bizarres. Quando hai sentito tante negatività, tante cose a destra e a sinistra, ça commence à résonner dans ta tête. Iniziano a rimbalzare nella tua. Tu as une voix qui parle dedans. Hai l'impressione che c'è una voce interna che ti parla, che inizia a dirti delle cose strane all'interno, e tu dimentichi che sei un figlio di Dio, un figlio di Dio.
un figlio di Dio dà fiducia a quello che dice la parola e non a quello che dice il mondo. Alleluia. Alleluia. Ce che Dio dice è ce che è importante. Quello che dice la parola è quello che è importante. La Bibbia sì. Questa Bibbia. Ce n'est pas pour orner la bibliothèque à la maison. Non è per stare nella biblioteca a casa. C'est pour prendre ce qui est dit ici et vivre avec. Prendere quello che è scritto dentro e metterla in pratica. E se possibile.